Ma partita condizionata in negativo, in maniera proprio esagerata dal vento. Primo tempo dove noi non siamo riusciti a proporre quasi nulla perché le raffiche di vento erano troppo forti, anche se bisogna essere più intelligenti nel gestire questo tipo di situazioni. Nel secondo, partita identica per quanto riguarda la Cavese, noi siamo riusciti a ribaltarla, non era facile anche perché a favore di vento non è lo stesso semplice, però non possiamo commettere un'ingenuità del genere, farli ripartire al 90esimo, concedere un angolo, sull'angolo riuscire ad avere la meglio su quel duello e non andare a prendere quella palla. Penso che oggi siano due punti regalati al campionato, penso che tra il vento e tra anche partite che ci possono stare durante l'anno, puoi portarle a casa, tra virgolette, sporche. Ci è capitato con la Juve Stabia di perdere a 90 e passa minuti. Oggi abbiamo regalato altri due punti. Non va bene perché bisogna essere più svegli, più maturi. Gli altri vedo che vincono al centesimo, vedo che vincono le partite. Vuol dire che da questo punto di vista bisogna ancora maturare e crescere. Per quanto riguarda Corapi, continuava a dirmi che voleva rientrare, però a un certo punto è normale che non possiamo rimanere in inferiorità, ma non penso che il gol sia nato dal fatto che lui non fosse in campo. E, l'ho detto prima, non possiamo concedere quella ripartenza a una squadra che ormai è alle corde e purtroppo un cross, un gol, un calcio d'angolo, un altro gol. Oggi è andata così. Intenzione che ho sbagliato già dopo 2 secondi di partita perché dovevo farlo già dopo 2 secondi questo tipo di cambio. Perché se non riusciamo a capirlo in fretta come va gestito il pallone, c'è bisogno di gente che ha molta più dimestichezza. Avete visto con Togordò da dietro, siamo riusciti a impostare con più facilità. E penso che alla fine, se non avessimo commesso questa ingenuità, la vittoria, per quello che hanno fatto loro nel primo tempo e quello che abbiamo fatto noi nel secondo, vento a favore, io penso che la vittoria era meritata. Però, due pari, andiamo a casa, io scontentissimo perché volevo assolutamente vincerla, però so che non si può mai ottenere il massimo e oggi ci accontentiamo di un punto. No, cioè non mi piace dire che oggi non l'abbiamo giocata bene, oggi non si poteva giocare proprio a calcio, quindi non è qui che stiamo a valutare questo tipo di partita. Nel secondo ci siamo adeguati alle condizioni del tempo e siamo riusciti a cercare almeno di pareggiarla, poi siamo riusciti anche a ribaltarla, ma non sto qui a analizzare la prestazione. Non si poteva giocare, punto e basta. È normale, sono arrabbiato perché non puoi concedere una ripartenza a una squadra che col vento che spinge alle loro spalle non devono neanche superare la metà campo. L'hanno fatto, siamo riusciti a salvare il gol, poi la palla dentro l'area va presa, è nostra e non bisogna concedere il gol. Quindi se adesso è una squadra di calcio come la Cavese, concedi un cross, una ripartenza e dobbiamo dire che la squadra ha giocato male, e penso che su questa cosa qui non sono d'accordo. Non si poteva giocare, abbiamo fatto quello che si poteva e siamo riusciti ancora una volta a ribaltare la gara. Chiaro che sono altre le prestazioni che piacciono anche a me, sono altre le condizioni che ti permettono di fare prestazione. Oggi ci dovevamo accontentare di quello, ma accontentarsi di un punto penso che sì, lo porti a casa, ma chiaramente non sono soddisfatto, ci mancherebbe. No, non penso che sia oggi non era un salto di qualità o una conferma o un qualcosa che ci poteva far continuare a sognare. Se le altre squadre vincono al 95esimo, se continuano a non perdere, se continuano a fare grossi risultati, vuol dire che sono più bravi di noi. Il Catanzaro ha vinto, quindi con una partita in meno se dovesse vincere ci scavalcherebbe. Quindi vuol dire che abbiamo trovato due squadre più brave di noi. Due squadre che nei momenti cruciali delle partite sono più brave di noi e quindi vuol dire che già da domani bisogna andare in campo e andare ancora più forte di quello che siamo andati fino a ieri. Sono arrabbiatissimo per il secondo gol, quindi non so cosa dirvi. E, come ho detto prima, analizzare una partita dove non si può neanche alzare una palla che ti ritorna indietro, oggi non sto a parlare di tatticismi, di situazioni di campo. Ci siamo adeguati. Se è maturità non vincere oggi con la Cavese, noi non siamo maturi, hai ragione. Vabbè, vuol dire che la Cavese è più brava del Trapani, vuol dire che hanno giocatori più bravi nel leggere le situazioni e facciamo i complimenti alla Cavese. Hai ragione, siamo stati imbarazzanti nel primo tempo a non capire bene
quello che doveva accadere. La Cavese è più brava del Trapani quando si tratta di giocare col vento contro, più bravi loro. Penso che anche nel primo tempo abbiamo costruito 3-4 situazioni dove non si capisce bene cosa è successo dentro l'area, però complimenti alla Cavese, più brava del Trapani, in due partite ha fatto 4 punti contro di noi e abbiamo trovato un'altra squadra più brava e più sveglia e più pronta di noi. Ma siamo rimasti impreparati perché è normale, sinceramente sono 8 mesi che alleno la squadra e non è mai successo di fare un allenamento con un vento del genere, quindi non siamo, direte ma come, voi giocate qui, dovete conoscere le condizioni, non è mai successo. È normale che chi non è abituato un po' di fatica la fa, si trova spiazzato e anch'io ho visto delle situazioni dove potevamo gestirle meglio, ma non tutti siamo svegli e capaci di cambiare subito le situazioni al momento e ripeto, loro nel secondo tempo non vedo cosa hanno fatto di diverso rispetto a noi, una ripartenza e un gol, complimenti a loro e andiamo avanti. Mi dispiace non aver rivinto in casa e ci portiamo a casa questo punto. Ripeto, c'è gente più brava di noi, se oggi i risultati delle altre, se la Cavese viene qua ci porta via un punto, complimenti a loro, noi vuol dire che dobbiamo lavorare. Ne sono convintissimo perché in due partite la Cavese ha fatto 4 punti, noi 1, ha fatto 3 gol, noi 2, la Cavese è più forte del Trapani, e la verità è questa, nello scontro diretto sono stati più bravi di noi e oggi si è dimostrato questo. Lo dico io perché io volevo vincere oggi, mi auguro che quando venga qualche mio ragazzo qui dica la stessa cosa perché oggi dovevamo assolutamente vincere, lo sanno anche loro e come sono arrabbiato io sono arrabbiati anche loro. Quindi lavorare per diventare più bravi della Cavese, del Catanzaro, della Juve Stabia e di tutte quelle che stanno dietro. Almeno io faccio sempre questo durante la settimana.